comunque questo è il palo schermiti, che quando diciamo si allaga il locale autoclave, il ragazzo delle pulizie per arrivare al rubinetto si allaga perché non funziona l'autoclave, straripano, assolutamente esce l'acqua dal retro, da questa parete esce l'acqua che ovviamente straborda dall'orizzontale della montante. Ma stiamo parlando di acqua di fogna sempre? Acqua di fogna. Quindi questo locale, sì. Cioè la sede dell'autoclave, acqua, sì, potabile, sì, si allaga di, sì, acqua di fogna. Ebbene sì. E da dove viene questa acqua? Dalla colonna montante? Dal retro. Guarda, di questa palazzina vedere. Però, sì, la colonna, sì, montante, sì, di questa palazzina. Sì. Queste calce che i condomini mettono per disinfettare? Sì. Allora, vedi, qui c'è l'allagame, mo ti porto dietro. Allora, innanzitutto questo terreno, cioè questi detriti, sono tutti rifiuti di cantiere che sono stati lasciati qui dall'impresa che ha realizzato questi edifici. Quindi già questa situazione igienicamente è scandalosa. Ripeto, noi qua l'estate mettiamo il veleno per topi, insomma, per cercare di limitare il danno. Questo è il ristagno. Questa è fogna, questo nero che vediamo a terra è fogna. E ora che ti faccio vedere, là dietro c'è l'orizzontale della montante che sicuramente è verde, perché ovviamente questa acqua viene da là. Praticamente siamo a pochi metri dalle fondamenta di questo, sì, di, sì, questo, sì, palazzo. Siamo già alle fondamenta, perché non credo che siano andati molto sotto, devo dire. E quindi lei ritiene che questi siano detriti, cioè inerti, no, sicuro, lasciati, abbandonati dall'impresa che ha costruito, sì, questi, sì, palazzi, sì, 50 lo anni fa? Sì, esatto. Sì. Quanti anni è che. 45 anni. 45 anni. Se non sbaglio, 65 anni costruito. Guarda quella fessura, Gianni. Allora, bravo. Vedi qual è l'altro discorso? Ah, questa. Quelle fessurazioni che vedi sono il piano strada. Quando piove, come sta piovendo adesso, tutta quest'acqua entra dentro. Oltre, quindi quella creare... è una trave. Bravissimo. E quello, quindi, è quella luce che viene dalla strada, quella, sì, luce? Sì. Quindi oltre a creare umidità, che vabbè è il minore dei mali, si vanno ad ammalorare le strutture. Quindi entra anche acqua piovana da lì? Sì. Sì, e qui, sì, si allaga? Sì, 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 certo. Certo. T'ho detto, anzi aspetta, dall'altra parte c'è anche un'altra montante che perde, però ovviamente l'acqua non arriva. Capito? Quindi è proprio una situazione. E dove va quell'acqua che perde dall'altra montagna? E si ristagna laggiù, che ovviamente, diciamo. È sempre sotto alla palazzina? Sì, o sì, sempre strada? Qui, sempre qui. No, sempre, no, qui. Per strada non arriva niente, sfortunatamente. Perché a meno uscisse fuori, invece vedi che cosa succede? Questa trave l'ho fatta puntellare io. Dopo un sacco, ma tantissime, come dire, segnalazioni fatte allo IACP. Perché avete fatto puntellare questa trave? Perché temevo, siccome c'erano delle crepe in alcuni punti, e sinceramente avevo chiesto anche quell'altra trave, però queste sono le disponibilità. Allora hanno fatto puntellare questa qui. Niente, vabbè, insomma, tutto lasciato così. Anche questo, diciamo, è un rigagnolo di, sì, fogna, sì, no? Sì, un rigagnolo di fogna. Ovviamente non è che mi possono dire qua piove, no, cioè questa è nettamente, a parte la puzza. Quindi quest'acqua qui, questo rivolo arriva da dietro, certo, dove c'è il buio qua. Certo, certo. Però non si vede nulla, eh? No. Non si vede nulla. Ecco. Io vedo un altro vano lì, sì, sempre, sì, appartenente a questa, sì, palazzina. Sì, sempre appartenente a quella palazzina, e lì c'è l'altra montante. E da quel lato perde? Sì, perde pure da quel lato. Sì. Allora, dottor Gallo, noi abbiamo visto una situazione veramente al limite dell'emergenza, come dire, igienico-sanitaria. Sì. Avere una situazione del genere sotto un condominio dove abitano quante persone, quante famiglie abitano in questo condominio? 8 famiglie, quindi una trentina di persone. Una trentina, diciamo, di persone, insomma, è una situazione veramente a rischio, diciamo, no? Da quanto tempo voi avete sollevato questo problema? Allora, a chi avete fatto istanze di intervento e se sono venuti in qualche modo anche a fare un sopralluogo? Allora, io sono dal 2009 amministratore, quindi ovviamente preso atto, subito atto della situazione, ho cominciato a fare segnalazioni, reclami allo IACP.
ho fatto anche una raccolta firme pervenuta al comune di Lutigliano, perché ho pensato di coinvolgere anche loro, essendo cittadini di Lutigliano, ma niente, non vi è stata risposta. Al massimo sono stati fatti dei richiami alla prefettura, la prefettura di Bari ha richiamato lo IACP, comunque senza alcun risultato, perché loro rispondono che hanno inserito nella programmazione, in realtà niente. Sono venuto ultimamente con il geometra conese dello IACP, ha preso atto, ha fatto richiesta di inserimento nei programmi, niente, tutto tace, finché per caso ho scoperto, grazie a uno dei direttori lavori della realizzazione dell'area verde qui vicino, cos'è? Piazza Archimede? Piazza Aristotele. Ho scoperto che dal 2007 insisteva in questa zona un PIRP. Certo, Piazza Aristotele è frutto di questo PIRP. Assolutamente sì, e PIRP, diciamo, spieghiamo, sono programmi integrati per la riqualificazione delle periferie. Quindi, ho coinvolto a questo punto nuovamente il comune di Lutigliano, chiesto spiegazioni all'ufficio tecnico, responsabile del procedimento, non mi vergogno a dirlo, che vado lì e mi dice: io non so niente del PIRP, aspetta che ti chiamo il direttore lavori. Ma all'esterno o al comune di Lutigliano? No, al comune di Lutigliano. Al comune di Lutigliano? Sì. Mi dà il numero di telefono del direttore lavori, uno dei direttori lavori del PIRP, quindi un esterno, cioè non capisco ci come. Sono quattro tecnici. Gli esterni, sì, PIRP, sì, quattro tecnici. Quindi gli esterni sanno tutto, però l'ufficio tecnico non sa niente, va bene. Vabbè, sono andato anche a parlare con l'IACP, l'IACP ovviamente ha fatto la sua parte del PIRP, quindi come dire, una volta fatto la sua parte se ne è lavato le mani, però nonostante ciò uno dei responsabili del procedimento, che è proprio quello che ha parlato, diciamo, ha trattato col comune di Lutigliano per avere l'approvazione, perché l'IACP è un ente regionale, mi ha chiesto perché non mi fai parlare con l'ingegnere dell'ufficio tecnico, il capo dell'ufficio tecnico di Lutigliano. Vado a parlare col capo dell'ufficio tecnico di Lutigliano, si rifiuta di parlare con lo IACP, allora prendo il telefono, chiamo il geometra Namuini del responsabile del procedimento dello IACP, glielo metto in mano all'ingegnere del comune di Lutigliano, ingegner Darius, e niente, gli chiede dove stanno questi soldi, fa: no, ma i soldi non sono arrivati. Il protocollo d'intesa per la realizzazione del PIRP è stato firmato a dicembre del 2009 dal comune di Lutigliano e dalla regione Puglia. Un piano di circa 11 milioni di euro complessivi, la maggior parte dei quali sono investimenti privati. Di 2 milioni è il finanziamento regionale a fondo perduto sul PIRP di Lutigliano. Nel protocollo d'intesa, all'articolo 3, si legge che di quei 2 milioni 700 mila euro sono stanziati per il recupero di 77 alloggi di proprietà dell'IACP su Via Italia, con lavori di rifacimento delle facciate ed impermeabilizzazione dei terrazzi. Quindi i 700 mila euro non sono arrivati, quindi lui non sono arrivati, non so dove stanno, non lo so, mi sembra una risposta paranormale, anche perché i finanziamenti privati, i finanziamenti per il parco, quelli sono arrivati, mentre i soldi per la riqualificazione delle periferie, no, quelli no. Perché? La cosa incredibile è che loro non ne sono a conoscenza, perché per fare un PIRP, per redigere un PIRP, hanno fatto conferenze con la cittadinanza, foto, io ho parlato con i direttori, con la direzione dei lavori, e hanno detto che loro sapevano tutto questo già dal 2007. Quindi pensate, siamo già 5 anni sono passati, non hanno fatto niente fondamentalmente. Ma lei, rispetto al comune di Lutigliano, si è rivolto solo ai tecnici, quindi al ufficio tecnico, o anche all'amministrazione? Ho cercato più volte di parlare col sindaco, che mi ha lasciato in attesa, attese sterminate. E niente, la segretaria mi ha detto: no, il sindaco è troppo impegnato. Questo stiamo parlando di giugno, cioè storia recentissima. Giugno 2012. Non so adesso quali fossero gli impegni del sindaco a giugno 2012, però non so, un intervento, cioè un, come dire, una situazione così catastrofica, cioè non so, qui piano rialzato, cioè gliele butto lì, piano rialzato, c'è un signore cardiopatico che ha bisogno di aprire la finestra, e l'estate, ma anche adesso come ha potuto vedere, entrano le zanzare, cioè ci sono due signore che non possiamo dimostrare ma hanno avuto delle infezioni al rutero, io ho fatto presente ciò all'ispettore sanitario. Purtroppo il vero problema qui è che, diciamo, non voglio dire che questa è la situazione italiana, è che queste persone non si possono permettere un avvocato. Vediamo se c'è qualche avvocato di buon cuore, ovviamente bisogna pagare le spese dell'avvocato, ma è chiaro che con tutti i documenti che sono stati prodotti da me in questi anni,
Non credo che la causa... Ma all'ASL si è rivolto, c'è stato all'ASL, un sopralluogo... C'è stato fatto un verbale ASL che i condomini hanno pagato a loro spese. Il 18 settembre scorso il personale ispettivo della ASL redige un verbale in cui si legge che il locale destinato a riserva idrica posto alle spalle del civico 47B di Via Italia ha evidenziato quanto segue. Al momento dell'ispezione si presentava per tutto il piano calpestio ricoperto di acqua di dubbia natura. Lungo le pareti, per un'altezza di 1,1 metri circa, vi erano presenti grosse chiazze di umido e muffa. Si presentava coperto di materiale di risulta riveniente dalla realizzazione dell'edificio. Si notava l'attraversamento di due colonne montanti orizzontali, da dove fuoriusciva acqua di fogna. Difatti, per una parte del locale si notava un rigagnolo che emanava un cattivo odore. Alla luce di quanto sopra descritto, è urgente un'opera di disinfezione, disinfestazione e di derattizzazione di tutti e due i locali, onde evitare la proliferazione di ratti ed insetti che possono procurare nocumento agli inquilini e al vicinato. Il verbale è firmato dall'ispettore tecnico Domenico Mancini e dal dirigente medico Francesco Coletta. Ho inviato il verbale ASL sia allo IACP che al prefetto, quindi dopo neanche una settimana il verbale era nelle mani del prefetto, che ha richiamato lo IACP. Lo IACP ha mandato una nota, un plico, all'ufficio tecnico del comune di Lutigliano, dove gli invitava a dare spiegazioni del motivo, delle motivazioni per le quali non fossero stati ancora reperiti i 700.000 euro che erano stati stanziati, perché il PIRP è del 2007. Voi abitate in questa palazzina, no? Sì. Rispetto a questo problema che stiamo descrivendo, quali sono i disagi che voi direttamente vivete? Allora, parecchi disagi, anche perché prima è la fogna. Non si può stare neanche in estate perché le zanzare sono tantissime e la puzza è da uscire pazzi. Comunque abbiamo le stanze da letto di là, quindi ci sono le persone anziane, non riescono l'estate neanche a tenere le finestre aperte e quindi in automatico stanno anche male. Poi comunque non vengono mai a sistemare le palazzine e come ben vedete vengono, fanno i lavoretti così e se ne vanno. Oltre a questo problema della fogna giù, di un seminterrato che in condizioni veramente pietose, incredibili, cioè da proprio da non umane, diciamo, bellissimo. No? Ma queste palazzine oggi presentano altro tipo di problemi? Sì, le facciate esterne, sì, entra acqua, sì, c'è umidità, sì, infiltrazioni. Umidità, sono umide. Tutti questi problemi in queste case non sono mai state fatte. Cioè questa palazzina da 40 anni non ha mai visto una ristrutturazione, una manutenzione ordinaria, diciamo. No, sono venuti un paio di volte, hanno pittato l'esterno e sono andati via. Non hanno fatto nient'altro. C'è qualche moroso qui rispetto al canone ACP o pagano tutti il canone? No, qui noi paghiamo tutti quanti il canone. Se lei vuole, io la faccio anche entrare in casa. Cioè comunque non ci sono i termosifoni, non abbiamo i riscaldamenti. Non avete il termosifono? No, se vuole venire ora, le faccio vedere casa mia. Va bene, sì, okay. Tutto questo era contemplato nel PIR. E loro lo sapevano. Cioè nel PIRP c'è anche la dotazione di riscaldamento delle... Beh, tutte le cose. Prego. Che ci entra? Cioè, gli infissi ci sono ancora quelli vecchi. Di qua passano gli spifferi d'aria. Per le zanzare abbiamo dovuto mettere noi le zanzariere per non essere mangiati l'estate, perché qui non si può stare, perché comunque ci sono i pozzetti della fogna di qua e avete invece quel problema, di là ci sono e abbiamo quel fuori. Problema di là. Ma voi come condomini, al di là di questa situazione che ha preso nelle mani il dottor Gallo, sì, per la fogna giù, che sì, è diciamo il problema più grave, sì, secondo me, come condomini, avete mai in questi anni sollecitato un intervento da parte dell'OIACP? Tantissime volte, perché prima di lui c'era un altro amministratore. Tantissime volte, però alla fine non abbiamo risolto niente. Non mi hanno neanche risposto? No.
marciapiede completamente distrutto. Una signora è caduta, si è messa quella signora lì, la mamma di Eleonora, non so quanti punti si è messa. Quindi questo è il problema, cioè se avessero fatto caso agli ACP, chissà quanti soldi avrebbero preso di rimborso. Questa cosa tutte, io fortunatamente ho messo tutto su carta, quindi cioè se un giorno qualcuno volesse, come dire, citarli, ce ne sarebbe di cosa, da discutere. D'umore e vendo salotti della camera da Liet, a tutto vanno. Non una potiamo stendere al numero di te, io sto chiedendo. Lei abita all'ultimo piano, signora? Sì. E quindi entra acqua e solo umidità nella... È tutta umida, io mi sono cacciato la prima stanzetta e ero tutto abbraccio asciutto. Tutto a spese vostre? Tutto a spese nostre. I pecco, e che spapolera, e non siamo tutti con duello dopo, e donna non si interessa nessuno. E mi hanno detto che la guaina sopra sono venuti a metterla, e come mai? Cioè non hanno fatto bene il lavoro? Una guaina sopra l'altra e è uno schifezzo. È uno schifo, non ti hai fatto guaina. Perché fai l'operazione corretta, rimuovere la guaina esistente, che quindi ovviamente è ammalorata. Allora hanno fatto una guaina sopra. Per risparmiare, ovviamente, sullo smaltimento. Quindi hanno solo speso soldi senza risolvere il problema. Ecco. Non c'è l'acqua, come al soppo vicino a un muro. La signora, come state abitato? Io non sto lì i porci, sto lì paghiamo direttamente. Quindi gli interventi che ci vogliono non è la pitturazione interna, ma è diciamo l'impermeabilizzazione esterna. È pieno di acqua, sì, lo sanno. È pieno di acqua. Lo sanno tutti dall'ufficio. Dall'esterno, devo dire, si è fatto tutti i cosmi della carbota, Cristina. Poi c'è l'altro lato, le hanno fatto, è giusto, te non ha una tua, forse va a finire l'inquinante. I delinquenti non tornano, non lo so. Sì, ma prima mi stava dicendo che essendo il problema dell'acqua, molti hanno avuto anche dei problemi. Sì, io ho avuto la cistita all'acqua, all'acqua dove dormire. Non possiamo stare, l'acqua non possiamo bere. Ci sono chi sta in abbascio. Se loro avevano un progetto. Non tenevano un stanzino, non tenevano un... Se i locali di seminterrati dove avete adesso il problema della fogna fossero agibili, voi potreste utilizzarli come deposito. Sì, magari loro. E allora l'aiuto di ora volevano. La pecca possiamo tutto fare da noi. Certo, così come sono combinati giù non possono essere. Sì, ma è una schifezza. Ci possono andare solo i topi. Sì. L'acqua è inquinata, che non si capisce. L'acqua è inquinata. Sul marciapiede dove ci sono queste mattonelle, praticamente lì si era formato un cratere, un buco. Dove? Qui, più precisamente. Precisamente dove vede questo ristagno d'acqua. Ah, qui? Sì, qui ci sono, vede la differenza di mattonelle da qui a qui. Queste qui sono state messe in un secondo momento perché si era creato proprio un buco e probabilmente perché sta cedendo sotto. Ma il buco è sprofondato? Sì, è sprofondato. E sono venuti a mettere le mattonelle? Il signore qui che... Ah, neanche lo IACP è venuto? No. Voi avete messo avete riparato, sì. Diciamo? Sì, abbiamo riparato, logicamente non è un... cioè è stato riparato, ma questo in un secondo momento potrebbe comunque cadere. E questo qua sotto c'è quel vano che sta sotto... da tutto lo stabile, sì, che abbiamo visto ieri? Sì. Mm.
quindi questa, molto, questo, sì. Questi mattoni se ne sono venuti perché è crollato il pavimento? Penso proprio di sì. Vede che comunque è pieno di crepe perché sì. Sicuramente non viene fatto, cioè non viene... Ma è venuto qualcuno a vedere queste, queste crepe? L'amministratore, veramente, prima delle, quando ci furono le elezioni, avevano detto che avrebbero sistemato, che avrebbero fatto i lavori dietro il canalone per migliorare, per sistemare anche questa zona, però hanno fatto i lavori in quel lato. Però qui ancora io non vedo nulla, quindi lì penso che abbiano terminato ormai i lavori. Avevano detto che avrebbero fatto il cancello, ma sono state tutte promesse inutili, come al solito. Non è stato fatto nulla di quello che è stato preventivato. Assolutamente, assolutamente. Poi comunque non so se ha visto all'interno del portone, ci sono i vedere, contatori. Venga, venga. I contatori sono scoperti. Questi dovrebbero essere coperti perché... Non si possono tenere così. E poi sono stati fatti gli impianti e non c'è stata più la pitturazione, è stato lasciato tutto così, scoperto, cioè è tutto molto rudimentale. Purtroppo non è una bella cosa da vedersi, voglio dire. Noi che abitiamo qui, cioè, ci vergogniamo anche sinceramente perché non è bello. E questa cosa voi avete sollecitato l'UACP a completare questi lavori? Lo sanno, ma ogni volta dicono che le aziende finiscono i contratti, non lo so cosa succede, finiscono i soldi e non possono finire, non lo so. Ormai sono anni che è così comunque, non è un giorno o due, sono tanti anni che è così. Cioè, non mi sembra opportuno che noi condomini dobbiamo comprare la pittura, far pitturare, perché sennò, cioè, ormai è tutto in stato di abbandono. Quindi si può dire che la manutenzione ordinaria la fate voi? Sì. Non la fa il proprietario di questi immobili? No. Cioè lo IACP? No. E non solo quella ordinaria, ma mi è parso di capire anche la straordinaria. Sì, assolutamente. Non viene effettuato nessun controllo, niente da parte loro. Anche gli infissi interni delle case sono vecchi, cioè queste case hanno 37 anni, non hanno un anno. Mi sa che è stata fatta una ristrutturazione per esterni una volta in 37 anni. Comunque qui piove, cioè la situazione non si vede, insomma, non è delle migliori.